cambiare mestiere. Cavaliere, pardon, scusi, cavaliere ufficiale, che cosa gli possiamo far fare a costui? Commendatore ufficiale, ma lei non si rende conto? Costui è uno zotico. Già, è vero. Scusi, lei è zotico? Sì. Egregio cavaliere, ufficiale, ci sarebbe ancora libero quel posto di interprete presso il congresso del Ginevra? Interprete? Con questa lingua? Già, ci vorrebbe qualche conoscenza linguistica. Lei che lingue conosce, scusi? Ah, la mia è quella di Rosine, che dopo che ha fatto la beveraggia, che ha una lingua così lunga, poi si lecca la prima lunata e dopo le corna. Questo lo fa sentire. Che fa? Si sente male? No, si bea. Commendatore, chiarissimo, come vede, non è proprio cosa. Mi dica un po', buon uomo, lei sa contare? Perbacco, ho fatto le scuole alimentari. Ma allora siamo a cavallo, eh? Siamo a cavallo. Se il signore fosse disposto a viaggiare... Sì che sono indisposto a viaggiare col treno. Bene, e allora gli possiamo dare quel posto di contatore viaggiante. Porca miseria, lei è magnifica! Fammelo scappare! No, contento! Contento! Ho paura. No, si entusiasma per la bella idea che ha avuto il contatore. E io dovrei fare il contatore. Ecco qua, le dirò. Noi abbiamo l'appalto nazionale per la fornitura dei piccioni su tutta la piazza d'Italia. Capirà. Ci sono i ragazzini con la fionda, qualche sì. Malintenzionato che se ne frega sempre qualcuno. Sai, il piccione piace. Io che dovrei fare? Contarli. Una specie di censimento quotidiano. Di modo che alla fine del mese i comuni ci rimborsano l'importo dei piccioni mancanti. Lei ci fa un rapportino... Qui. Quinquennale? No, quindicinale, commendatore. E noi la paghiamo regolarmente. Sì, sì. E cosa ci venga a guadagnare? Quanto gli davamo a quell'altro che è morto? Tre piccioni, una lira. Così poco, perché... Cavaliere! Costui ci attacca le lingue! Ha ragione il commendatore. Ma si rende conto dell'enorme quantità di piccioni che abbiamo in Italia? Ha fatto mai i calcoli? No. Se lo faccia? Accetto. Ma guardi che le spese di viaggio però sono a carico suo, è vero? Poi da quale città devo cominciare? La scelta. Da quella che vuole. E quando devo partire? Anche subito. Più presto parti, più presto guadagni. Bene, allora parta subito. Arrivederci. Acchiappa chi? Ha dimenticato quel piccolo dettaglio. Quale? La cauzione. Già, le 50.000 lire. 55.000. Già, il 10% già è il caro piccione. Grazie, commendatore di Gran Croce. Prego, cavaliere ufficiale. Sì. È arrivata la Befana. Dove sto? Questi qua l'ho fregato sopra alla pecora. Eccoli qua. Questi qua ho fregato sopra al latte de Rosina. Ecco qua. Questi qua l'ho fregato sopra alla nonna. Cavaliere, sei gentile, per guadagnare tempo, lo perquisisco. Mani alto. E chi al comune?